tutti da Milano, città in cui anche il sole ha da fare. Questo è G-Day, il programma che raccoglie le vostre opinioni in uno chignon, così evita di lavarle, asciugarle e fare la messa in piega. Oggi parleremo della serata Rai più clamorosa dell'estate, forse dopo lo speciale di Pronto Elisir sulla sciatica. Ne parliamo con una donna giovane, elegante, ironica, bellissima, insomma la classica amica da tenere molto lontano dal vostro fidanzato, Caterina Balivo. Ciao a tutti, ma che accoglienza, ciao Giappi. Ciao Caterina, benvenuta. Ciao, dal frigorifero sempre più magra. Benissimo, cominci subito alla grande, Caterina, per subito cercare la mia benevolenza, ma non so se l'avrai, comunque. Ecco, dimmi. Ecco, ridi istericamente. Allora, cara Caterina, tu sei abituata al grande pubblico di Rai 1, sei una protagonista dei salotti eleganti della TV. Sì. Dei salotti della TV. Cosa ti spinge ad avventurarti in questo postribolo mediatico che è la 7? Ma no, mi volevo capire questo frigorifero, è vuoto. L'ho riempito io, ecco. E quindi non è detto che le cose siano cambiate. Magari sì, ti sei contraddetta da sola, probabilmente. Non ti sei fatta un gran complimento, Caterina? Torniamo indietro? No, la teniamo proprio così. Comunque, Caterina, non so come tu abbia osato fare una carriera come quella che hai fatto, pur avendo 7 anni in meno di me, contro ogni evidenza, come è chiaro. Non c'era niente da ridere qua. Comunque, per dimostrarti che io non rosico, assolutamente sì, elencherò tutti i tuoi più grandi successi. Pochi. O perlomeno, no, quelli che stanno in 10 righe, anzi un po' di più, hanno dovuto aggiungere un post-it. Hai capito? La tua bio in un post-it, Kate. Caterina Balivo, nata a Napoli 30 anni fa, è un volto nuovo di Rai 1 da almeno 20 anni. Giornalista professionista. No, pubblicista. Ah, meno male. Vabbè, 21 anni pubblicista non era male. Vantati. E in questi giorni è stata usata da Sallusti per dimostrare che l'ordine dei giornalisti non serve a una mazzafionda. Ah, grazie. Ha lavorato con Carlo Conti riportando una brutta macchia di fard autoabbronzante alla spalla che non l'ha più abbandonata. Nel 2009 trionfa al premio regia televisiva come il personaggio rivelazione dell'anno. Ecco. Ma davvero? Sì. Bah. Nel 2010 vince il premio Burla 2009 con la motivazione stavamo scherzando. Adesso lo riconosco. Cattivi. Alcune voci di corridoio dicono che presenterà Domenica In come se il resto della settimana non fosse già abbastanza duro. Grazie. Bene, bene, siamo ancora in buoni rapporti nonostante la tua bio. Allora, cara Kate, questo è il momento di conoscere cosa succede nel mondo. A G-Day, per informarci, non apriamo i giornali, ma la porta della redazione, da là mi escono degli inviati che vanno per strada e chiedono alle persone che incontrano le notizie più importanti del giorno. Eccoli qua, i vostri titoli. Non mi interessa ciò che succederà domenica a Pontida. Non mi interessa ciò che succederà domenica a Pontida. Stiamo cercando di migliorare i bambini del Sud migliorando gli insegnanti del Sud. Stiamo cercando di migliorare i bambini del Sud migliorando gli insegnanti del Sud. Quest'estate secondo me andrà di moda il rosso, anche se io sono vestita di blu. Quest'estate secondo me andrà di moda il rosso, anche se io sono vestita di blu. Il calcestruzzo è un agglomerato per costruire le case. Il calcestruzzo è un agglomerato per costruire le case. La Carfagna si tingesse i suoi capelli che sono brutti. La Carfagna si tingesse i suoi capelli che sono brutti. Questa è una delle più feroci critiche che questo governo abbia mai dovuto subire. Deve essere una delle stagiste, uno degli stagisti di Marco Travaglio. Tu, Caterina, hai qualche consiglio per Mara Carfagna, oltre a quello di ricomparire in pubblico, che l'ultima volta che si è vista a Zalona c'aveva ancora l'albero di Natale in casa? Dai, ma si sta per sposare il 25 giugno, no? Sei invitata? Sì. Come ti vesti? Non lo so. Impossibile, non ci credo. Sei testimone? No. No, meno male. Allora, Caterina, ti presento il mio Milo Infante di La 7, Matteo Bordone. E anche a questa non rispondiamo. Buonasera. Beh, la faccia più simpatica. Buonasera, grazie. Ma ci vuole poco, mi pare di capire. Vado? Prego. Se si tratta di difendere la libertà di espressione, vale anche la pena di fare pubblicità alla concorrenza. Domenica prossima Rai 3 trasmetterà in prima serata Il Caimano. Nanni Moretti, il regista, aveva polemizzato coi vertici Rai, accusandoli di aver acquistato il suo film a scatola chiusa, a condizione che la suddetta scatola, contenente anche una scena in cui si immagina e descrive la fine di Berlusconi,
restasse sigillata. Sono passati 3 anni, ora la scatola verrà aperta. Allora, quindi ufficiale, la TV pubblica manda in onda il Caimano. Caterina, allora, come sappiamo, Viale Mazzini è l'unico palazzo al mondo fatto solo di corridoi. Tu che me li conosci tutti, sai perché hanno cambiato idea? Cioè, no, non lo so, ora vivo a Milano, quindi non ci vado. Sì, vabbè. Avrai una... Cioè, però l'ho visto il film. Sì, stai tergiversando, mi cambi argomento. No, ritorniamo, qual era? Sai perché hanno cambiato idea? No. Hai un'idea sul perché hanno cambiato idea? No. Hai un'idea malapena del film che hai visto? L'hai capito? No. E figuriamoci, comunque, questo evento culturale che ha lasciato perplessa la nostra ospite, ma è che è un evento anche politico e televisivo che ci ha suggerito la versione deluxe della Gran Domanda, che è la Gran Domandissima. Domenica su Rai 3 andrà in onda Il Caimano. Lei lo vedrà su Rai 3 o preferisce guardarlo al TG1 come tutte le sere? Per il momento solo Matteo Bordone sa come si è votato, però se vuole continuare a lavorare qua condividerà questo dato con noi, prego. Come capita sempre per le Gran Domandissime, chi ha votato si è collegato a gday.la7.it e in questo caso si è così espresso: Caimano su Rai 3 56%, Caimano sul TG1 44%. Caterina, tu cosa fai domenica? Non è un invito a cena, sei tranquilla. Per sapere se guardi il film, se riguardi il film, così magari lo capisci, o se le avventure del Caimano le segui dal suo biografo ufficiale Minzolini. Ci posso pensare, vediamo com'è il tempo. Addirittura stiamo finendo a parlare del tempo. Comunque, la polemica tra Nanni Moretti e la RAI è durata alcuni mesi. Comunque, caro Nanni, ormai è chiaro che i tuoi timori sono del tutto ingiustificati. Tu sai quanto ti stimo. Se vuoi prendermi a fare una comparsa nel tuo film, anche proprio tipo il cespuglio che rotola nel vento alle spalle del protagonista, io sono disponibile. Comunque, la RAI non solo trasmetterà il film, ma ne manderà in onda una versione migliore, restaurata, e noi ne abbiamo un frammento. Ecco il Caimano nella versione approvata all'unanimità dai consiglieri Rai, prego. Ecco, questa è l'ennesima prova d'amore della TV pubblica per il bel cinema. Caterina, si dice in Rai che le belle ragazze fanno carriera, alcune perlomeno, soltanto se hanno amici potenti, oppure se sono del partito giusto, o se sono spinte dal Vaticano. Tu stai andando a catechismo, come siamo messi? Ci penserò. Se hai delle che so, dei suggerimenti? Non lo so, io la Rai non ci ho mai lavorato. Ah, peccato, vedi. Peccato, lo dovrebbero dire loro. Comunque, non mi sembra che l'abbiano detto. Comunque, questa settimana dovevano essere nominati i vertici della Rai. E invece niente, ancora niente. Ma noi siamo stufi. La TV pubblica non può continuare a indugiare in questo modo, così senza far niente. È la Rai, dai, mica la Lega. Caterina, rimediamo noi, facciamole qui. Noi, sì, le nomine Rai. Usiamo un criterio decisamente più meritocratico di quello, sì, che... Sì, certo, lo vedo già dalle usano ampolle. Usano Rai, ecco, tu hai due... Bocce. Tu hai due bocce, che brutta frase, di fronte a te. Tu dovrai estrarre, in una ci sono cioè i nomi dei personaggi che dovrebbero ricoprire le cariche, nell'altro le cariche, e devi fare tutto da sola senza neanche un Veltroni che ti suggerisce. Niente, bendati. La vedo dura allora, non ho neanche capito il film. Però è consapevole, quantomeno la ragazza, non tutti capiscono di non aver capito. Che devo fare? Ti bendi gli occhi, te l'ho detto prima, devi prendere due fogliettini, uno dal chi e l'altro, okay, dal dove. Giusto. Vado per prima, farlo, qua. Caterina, no. Hai 77 secondi di tempo, sono le nostre, nominerai in 77 secondi. Vai, Kate. Chi? Petruni. Petruni, dove lo mettiamo? Al TG3, che comunque, se, vabbè, mi sembra già un passo avanti. Quanti poi secondi ho? Ecco. Che non è vero, Bianca Berlinguer secondo me stava benissimo. Gira il cartello. Al-Zawahiri, sei nevrotica in questo. Va bene? Al-Zawahiri. Dove lo mettiamo? A Rai 3. A Rai 3 c'è molta gente che sta già picchia. Vabbè, picchiando. Rai 3 è sistemata, TG3 è sistemata. Andiamo, sì, avanti, ecco. Minzolini, dove lo mettiamo? Al TG1. Niente, una conferma, destino. È una conferma che la sorte, diciamo, benedice. Flora Dora, anche se è scritto al contrario, dove mi finisce?
a Rai 2, che non è mica detto che sia poi una dannazione. Vai ancora avanti, Kate? Sì. Sonia Gray, dove la mettiamo o dove la mandiamo? TG2, Rai 1. A Rai 1. Comunque a Rai 1 ci sono delle grandi riconferme. Meno male, la conosco. La conosci? Ho lavorato con lei. Paragone, paragone, vediamo dove lo mandiamo. Che resta? Al TG2, ecco. Sono giuste. Sono giuste, cioè comunque c'è una qualche giusta. Purtroppo sono finiti 77 secondi. Grazie Caterina, levati la benda dagli occhi, ecco. Io sono molto soddisfatta di queste nomine. Sì, sì. Quasi quasi io imporrei questa modalità di assegnazione a Palazzo Chigi per il prossimo rimpasto di governo. E secondo me... Ma andiamo io e te? Poi con le... tu porti tutte le bocce? No, no, vacci tu, vacci no, tu. No. Comunque sono tutte conferme. Sono tutte conferme. Paragone resta Rai 2, Minzolini al TG1, Al-Qaeda Rai 3, è tutto com'è adesso. E tu, avevi sentito, si fa anche della satira informativa qua, ti hanno levato le bocce di fronte. Sì. Benissimo. Comunque la Rai è sistemata, mi sembra evidente. Ho sempre paura che mi chiudi il frigorifero in faccia. Dipende da quello che dici, è una paura che è bene che tu coltivi. Comunque, allora, la Rai è sistemata, nel caso in cui però neanche le nostre nomine, così, le nomine casuali di Caterina, avessero risolto la situazione, sì. Allora guardate, fate una cosa, venite tutti alla 7 e non se ne parla più. Tanto arrivano già a frotte, come le libellule. Allora, vediamo chi è arrivato solo oggi alla 7. Allora, è arrivato Luca Sardella, è sicuro? Manca solo una firma sul cappello, condurrà un programma dedicato al numero delle volte in cui si è presentato in pubblico con un look non ripugnante, 8 e mezzo, purtroppo Lilli. Poi abbiamo quasi la certezza che da Canale 5 verrà Oscar, il super telegattone, da anni epurato dalla rete ammiraglia di Mediaset dopo l'editto bulgaro di Romano Prodi quando era presidente del Consiglio. E infine, naturalmente, il nome più atteso, se ne è molto discusso, oggi alla 7 finalmente arriva Santoro. Mimmo Santoro, che è il cugino verduraio di Michele, che c'ha del radicchio che è la fine del mondo, a prezzi modici costa tutto un euro. E tre le abbiamo sistemati. Caterina, tu, tu vuoi venire alla 7? Eh sì! O ci mandi la Cuccarini? Vediamo, vediamo. Vuoi venire alla 7? Sì, sì, già sono qui. Ma guarda che è una cosa momentanea, guarda quel contratto che hai firmato, si chiama liberatoria per andare in onda, la puntata, non è che fai 90 puntate. Ah no, vedi, vedi, è come Fimo, non l'avevo capito. Continua a non capire le cose. Comunque, adesso un uomo che tanti anni fa è stato sottoposto a un esperimento sull'ibernazione e poi si sono dimenticati di scongelarlo. Chi è? Matteo, qual è la prossima notizia? Sempre mentre lui, Caterina, non capisci proprio niente. Sono sempre io, mentre saluto uno dei più grandi critici cinematografici viventi, Roger Ebert, che ha interpretato Mimmo Santoro per noi. Questa sera una notizia che tiene alto il profilo politico di G-Day, parliamo di un fatto pieno di implicazioni socio-economiche a livello internazionale. Kim Rossi Stewart si sposa, lo dichiara la sua compagna Ilaria Spada al settimanale Vanity Fair. Spada è anche in copertina ed è anche incinta, questo dettaglio forse non avrà riflessi particolarmente significativi sulla prossima riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma i future dell'invidia e delle maledizioni sono già saliti di 15 punti dall'uscita di Vanity Fair. Allora, effettivamente molte donne hanno accolto questa notizia con la stessa gioia con cui si accolgono le cartelle esattoriali. Però, Caterina, qua tu mi entri in causa, perché ecco, tu sei la diretta responsabile di questo fattaccio. Io l'avevo preservato per te, Geppi, ma tu hai rifiutato il mio invito a Roma, una festa di Natale, quindi ho chiamato Ilaria. Allora, uguali, no? Uno non mi hai mai invitato, e poi non potevi presentarle Giletti come fai con tutte le tue amiche? Cioè, proprio Kim Rossi Stewart, dove, perché pensate che Ilaria Spada ha conosciuto Kim Rossi Stewart a casa di questa qua. Come, dai. E non è l'unica coppia famosa, eh? Ah, sentiamo di chi altro hai da vantarti, sentiamo. Non te lo voglio dire. Vabbè, racconta come è successa questa cosa che hai fatto conoscere Ilaria Spada a Kim Rossi Stewart. Lo racconto perché tanto c'è tutto scritto sull'articolo, quindi non dico niente di... No, vabbè, per vabbè, vai, tempo di ascolto, però 30 secondi invece che tempo di lettura 14 minuti. Va vai, bene, Kate. Allora, ho invitato Ilaria alle 19.30, dico vieni a cena, c'è una cena carina, vestiti carina e siamo insieme, festeggiamo il Natale. Lei è arrivata... A me non mi ha mai invitato, ce l'ho Lei è arrivata, devo dire, anche vestita abbastanza male, è arrivata e dico peccato che si è vestita così, c'è Kim Rossi Stewart. Comunque, detto questo, lasciamo il cappotto al guardaroba, lì una sala guardaroba avevo allestito al volo. Perché lei è figa, c'ha a casa con no, la guardaroba. No, 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 proprio perché non sono figa, praticamente la mia stanza la diventa... Vabbè, comunque, andiamo avanti, c'è tempo.
Vai. È arrivata nel guardaroba, c'era lui seduto col mio fidanzato che parlavano e lei l'ha conosciuto, non si è più alzata. Che è anche brutto da dire così, che non si è più alzata questa povera Lazzara. Perché c'è il gong, dai. Comunque, allora, questa mia cara tendenziosa Caterina Balivo è la tua versione dei fatti, ma noi sappiamo com'è andata. È andata molto diversamente quella serata, anche perché tra Ilaria, Kim e il tuo fidanzato, noi avevamo un infiltrato. Vediamo. Oddio. Lei è in grave pericolo. E deve allontanarsi da qui finché è in tempo. Vuole essere così gentile da scusarci un momento. Dove la cosa più grave è che tu hai invitato Matteo Bordone e a me no. Comunque. Ma hai visto la discrezione? Stava succedendo il fattaccio, non ho detto nulla. No, osservato. Te l'ha sempre fatta soffiare da sotto il naso con grande eleganza. Bravo, bravo Matteo. Comunque, alcune invidiose, certamente non noi, penseranno che Ilaria Spada abbia incastrato Kim. A noi, come dice Caterina, non risulta. E comunque pettegolezzi sui personaggi famosi a noi non interessa. Certo. A noi interessano i vostri amici da casa. Chiamateci e raccontateci del modo più furbo con cui avete incastrato qualcuno. Per farlo dovete telefonarci e prenotare durante il giorno come si fa per andare a vedere un appartamento brutto. Il numero è sempre quello 8 4 8 90 60 90. Adele da Ragusa. Da Ragusa, ciao. La furbizia paga e fa pagare. La furbizia un amico paga e fa pagare, anche in senso metaforico lo possiamo dire, perché un amico continuava a prestarsi per offrire da bere al bar e non lo faceva mai. Un giorno ci siamo organizzate 10 persone, siamo andate a consumare, appena lui si è allontanato, noi ci siamo alzati e ce ne siamo andate e lui ha dovuto pagare, quindi la giustizia paga proprio in senso reale e metaforico. Ma lui ha pagato alla fine? Sì. Sto parlando con te, cioè, hai visto che parlavo con te, ti ho fatto una domanda che tu potevi rispondere, quando te le faccio non sai mai la risposta e sai la risposta di Adele dalla Sicilia. Ha pagato? Sì. Bene, lui poteva dire. Stiamo litigando con Caterina Balivo, pensate alla mia carriera dove sta finendo. Veniamo Lucia da Sulmona. Ciao. Ciao Lucia. Ciao. Per favore levate il drink a quello che ha l'audio oggi, grazie. Lucia da Sulmona, quanti anni hai? 40. Bene, cosa fai? Sono un'insegnante di scuola materna. Bene, puoi salvare i bambini del sud, come diceva quello dei titoli, che non si capisce perché vuole salvare i bambini del sud. Salviamoli tutti i bambini. Lucia da Sulmona, raccontami del modo più furbo con cui hai incastrato qualcuno. Vai, Luci. Utilizzando la menzogna e la favella, ho praticamente sedotto e conquistato il mio attuale marito inventando una serie di menzogne al telefono. Hai capito? Dichiarando che ero alta, bionda, bellissima, formosissima. Poi ci siamo incontrati, lui mi ha sposato. Peccato che fossi mora, basta, un po' bruttina, anche un po' lui, carne. Cioè, ma lui aveva problemi di vista, cioè. Com'è che poi l'hai convinto di essere una roba che non eri? Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, è una cosa tristissima, cosa che è successa. Comunque, cara Caterina, la prossima volta invitami alle tue feste. Io ti ringrazio per essere stata grazie con noi. Te. Grazie, buon'estate. Grazie, buon'estate da Caterina Balivo, che so che ci tenevate ad averla. Ringrazio grazie. Matteo Bordone. Ci vediamo lunedì per un altro imperscrutabile G-Day. Ciao. Buon'estate, Caterina Balivo.